trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'organo legislativo regionale è tornato a riunirsi in seduta ordinaria. Ad aprire la seduta è stato un minuto di silenzio per la tragedia del lago di Soviana sull'Appennino tosco-emiliano e per l'anniversario il 33 della strage del Mobi Prince a Livorno un minuto di silenzio per ricordare le vittime sul lavoro sul lago di Suviana e l'anniversario della tragedia della Moby Prince. Lo ha chiesto in apertura di seduta il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. L'ennesima morte, l'ennesime morti sul, sul lavoro e fin quanto soltanto una persona continuerà a morire sul lavoro ognuno di noi deve sentirsene in parte responsabile, chi ha possibilità di incidere nelle, nelle istituzioni. Io, eh... Voglio ringraziare pubblicamente il lavoro importante della Protezione Civile, anche quella toscana che è subito accorsa lì, dei vigili del fuoco, dei volontari della polizia, eh, un grande lavoro e soprattutto mandare eh, un abbraccio eh, di vicinanza alla delle, alle famiglie delle vittime. Noi abbiamo due tipologie di, di, di strade da percorrere: una è la carta di Firenze, cioè eh, avere chiarezza di tutte le persone che entrano entrano a lavorare nei luoghi degli appalti pubblici e non solo, eh, perché questo è un primo passo per chiedere più sicurezza e dignità del lavoro. E il secondo aspetto è quello della prevenzione, investire in prevenzione, norme in questo senso. Eh, io penso che noi dovremmo lanciare anche una proposta eh, che negli appalti, quelli nostri, quelli pubblici, oltre ad avere un salario minimo, perché anche questo è dignità del lavoro e sicurezza nel lavoro. Bisogna costruire le condizioni perché può avere più punteggio chi lavora più sulla prevenzione nel mondo del lavoro. Anche questo è un modo per attirare le aziende migliori e dire con gran forza che la Toscana vuole andare in questa direzione. È seguito il ricordo della tragedia della Moby Prince che in Rada a Livorno il 10 aprile del 1991, esattamente 33 anni fa, provocò 140 vittime. Innanzitutto bisogna non dimenticare, bisogna continuare a chiedere verità e giustizia per le 140 vittime. È incredibile come in un paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta. Alle famiglie delle donne e degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. E da anni lo chiediamo a gran voce, a volte si vedono dei passi in avanti, poi si si ferma. Bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. L'armadio della memoria che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a far crescere serve a non dimenticare, serve a dire che la Toscana non si volta dall'altra parte, questo eh, vale per eh, quanto accaduto a Livorno, vale per quanto accaduto a Viareggio, dove le prime sentenze sono arrivate, vale per quello che è accaduto per la Costa Concordia e credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di esserci, di essere lì, di essere al fianco delle famiglie e delle vittime che ancora piangono i loro cari dopo 33 anni a cui non hanno avuto mai verità e giustizia che meritano. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia, dopo 33 anni ancora a buio. Per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, eh, ci sarà la commemorazione delle vittime e qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente. Però con grande senso di rammarico perché questa vicenda ancora... Non ha la verità. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie, ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni. Sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia. Perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano fondamentalmente crea grande sfiducia. Anche in quelle istituzioni che dovrebbero, dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. Bilancio di previsione 2024-2026, una manovra presentata all'Aula dal presidente della commissione, prima, commissione bilancio, Giacomo Bugliani, e poi approvata a maggioranza. Approvata con voto a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Toscana che recepisce gli emendamenti proposti del presidente della giunta Eugenio Giani presentati in commissione bilancio. La manovra prevede uno stanziamento che per il 2024 è di oltre 21.355.000 euro, per il 2025, di 1 milione di euro, e per il 2026, di 189.000 euro. Sulla manovra hanno votato a favore Partito Democratico e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. La manovra è stata illustrata all'Aula dal Presidente della Commissione Bilancio Giacomo Bugliani, che ha messo in evidenza i tre obiettivi della misura. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in Aula al di là delle dichiarazioni in Commissione di Giani una serie di emendamenti. Al di là del merito eh, occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta e con l'opposizione. Faccio notare, per esempio, che ci sono 8 milioni per la cultura, dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. Per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa, ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello socio-sanitario, perché noi siamo per. Una sanità pubblica, ma siamo anche per una sanità efficiente e funzionale. Oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula eh, in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono illustrati, eh, stati illustrati stamattina e che di fatto però eh, non, eh, nulla sposta rispetto al tema centrale, che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Eh, sono stati ancora una volta fatti degli interventi eh, estemporanei, eh, non c'è un filo conduttore sulla programmazione. Eh, si eh, illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria, ma senza saperne esattamente il contenuto. Eh, in poche parole, eh, quello sforzo eh, che era stato chiesto appunto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione, alla ristrutturazione del bilancio della sanità. La variazione bilancio positiva, eh, le modifiche apportate e richieste dal Governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quella riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e le consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti d'autismo, e il fatto che ABA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie che ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale, ma soprattutto diciamo, da parte della Giunta e del Governatore, che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. Ha una variazione di bilancio non grande ma molto significativa, con emendamenti che abbiamo fortemente richiesto anche come gruppo del Partito Democratico. Pensiamo alle risorse che serviranno per incentivare i medici che lavorano nella medicina d'urgenza, quindi nei nostri pronti soccorso, oppure gli 800 mila euro che serviranno per completare le graduatorie per dare i contributi a tutte le famiglie che hanno fatto domanda nel 2023 e che ancora non erano state finanziate perché hanno eh, presenza di familiari con handicap gravi. Una prima variazione eh, che eh, dà risorse laddove eh, sicuramente ce n'era molto bisogno per dare risposte ai nostri territori e ai cittadini che più hanno bisogno nella nostra regione. Il caso di disforia di genere è al centro di un approfondimento del Ministero della Sanità che ha inviato la relazione alla Regione toscana sull'ospedale di Careggi sarà l'argomento di una seduta interamente dedicata proprio a questo caso del Consiglio regionale che si terrà lunedì prossimo. Sarà una seduta tutta dedicata alla disforia di genere, quella convocata da Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, per lunedì 15 aprile a partire dalle 9.30. La Regione toscana nelle scorse ore ha ricevuto la relazione sull'ispezione del 23-24 gennaio all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi decisa dal Ministero della Salute in merito al percorso di presa in carico e gestione dei pazienti in età evolutiva con disforia di genere dopo che lo scorso dicembre il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, aveva presentato un'interrogazione proprio per approfondire ciò che avviene all'ospedale di Careggi rispetto al trattamento della disforia di genere nei bambini e l'uso del farmaco triptorelina. Il tema è un tema serio e non c'è bisogno di fare sceneggiate su questo tema che non servono a niente. Quando è venuto il tema delle contestazioni e delle ispezioni del Ministero al Centro Relativo alla Disforia di Genere di Careggi, noi abbiamo immediatamente convocato una commissione per chiarire come stava funzionando il Centro, ed era convocata l'8 febbraio del 2024. È arrivata dopo la convocazione una lettera del Ministero che ha chiesto di non procedere con l'analisi in commissione finché l'ispezione non fosse conclusa e fosse redatta questa famosa relazione. E noi, diciamo così, pur non dovendo rispettare le indicazioni del Ministero, ci è sembrato opportuno seguire le indicazioni di collaborazione che il Ministero diceva e non abbiamo svolto quella commissione rinviandola alla prima data utile successiva all'invio della... Eh, relazione che il Ministero. Il centro di Careggi che si è occupato in questi anni di eh, disforia e, eh, di genere è un centro che non ha al proprio interno e tutto eh, l'azienda ospedale universitaria di Careggi non ha al proprio interno un neuropsichiatra infantile, quindi noi riteniamo che non sia un modo serio di eh, occuparsi della cosa e di curare la cosa. Noi abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio di questa vicenda, invece il serio timore, e su questo vorremmo essere rassicurati, che a Careggi, anziché curare la disforia, l'incongruenza di genere, non si sia fatta una battaglia ideologica sulla vita e sulla dei bambini e delle bambine che si rivolgevano. A quel centro, cosa gravissima questa. Eh, L'indagine del ministero, eh, le eh, esternazioni a mezzo stampa, le risposte dell'assessore e del presidente Gianni in queste settimane hanno confermato quello che era il nostro timore. A Careggi non c'è un neuropsichiatra infantile che si occupa di disforia di genere, quindi di conseguenza è stato affrontato in maniera non seria, in maniera non scientifica e questa è una questione gravissima. Da medico? vedo strano che i miei colleghi possano aver eh, disatteso determinati eh, criteri o comunque linee guida se lo è, sta è stato fatto probabilmente è stato fatto per un'interpretazione errata quindi io ad oggi eh, rimango garantista sull'attività dei miei colleghi di careggi eh, ritengo che se ci sono state delle anomalie volute o per superficialità queste debbano essere colpite, perché ovviamente si parla di una situazione estremamente delicata e grave, ma voglio assolutamente rendermi conto di persona leggendo la relazione. È il più grande scandalo del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale. Il senatore Gasparri, che ringraziamo per primo, ha tirato fuori il tema della disforia di genere. Oggi la relazione del ministero ci dice che in alcune parti non sono stati seguiti i protocolli, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica. Noi eravamo mesi che sosteniamo questa tesi, oggi è accertato dal ministro. Ma soprattutto abbiamo chiesto chiarezza in Consiglio regionale. Abbiamo chiesto che venga convocata la commissione, che l'assessore relazioni. E ci saremmo aspettati che su un tema così importante, che riguarda il sistema sanitario regionale, che riguarda la salute dei bambini, bambini di 10, 11, 12 anni, ai quali è, venuto, è venuto stato somministrato un farmaco che si chiama Triptorelina, un farmaco bloccante della crescita ormonale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.